Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20. Parla malamente, te casi la gente, piscione può capire, l'amore che ha cerato, sangue, sei subito ammiscata, ammira la gelosia e fa parlare patante, in mala lingua sai, ce ne stanno tanto, state cagne nuovo, te li cammo a te, va bene, non ci stanno, a Napoli si orre. Napoli, 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 ciò suona tutto sti creature, più forte te non è nessuna. Napoli, 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 figlio tuo stanno qua. Ben ritrovati amici, ben ritrovati a Terzo Tempo, una trasmissione dedicata a Napoli e dal calcio in generale. Calcio in generale, adesso il stand by, insomma il campionato è finito, il calcio mercato ancora non è entrato nel vivo per due o tre motivi. Insomma, il primo è perché ci sono in corso gli europei e quindi solo dopo Euro 2020 potrebbe entrare nel vivo il calcio mercato, un po' perché mancano i soldi per poter esporsi anzitempo e altri motivi. Comunque, questa sera siamo qui, parleremo di calcio mercato, parleremo di Euro 2020, parleremo di tanto altro e restate qui perché restate a vedere la trasmissione fino al termine, perché il nostro amico Emanuele Cammarotto probabilmente ci dirà, lo stiamo attendendo, ci dirà alcune news per quanto riguarda il calcio mercato e relative ai difensori che in Europa si stanno accasando o che si prevede si trasfereranno nei top club. Allora, innanzitutto vi presento la mia fedele collaboratrice, anche se si chiama Roberta, non fedele, Roberta di Enzo. Ah, non mi schiamo, questi nomi, Buonasera a tutti e benvenuti a Terzo Tempo. Allora, proseguiamo con Alessandro. Benvenuto Alessandro Ragnera, agente FIFA. Buonasera a tutti.
Ricordiamo anche che Alessandro Guerrieri ha un passato, ma è ancora tuttora giornalista, per cui Certo. bisognerebbe dire giornalista e agente FIFA. Vabbè. Giornalista Comunque, e agente FIFA. non può mancare, perché se manca lui, manca l'avvero della trasmissione, Walter Vitale. Ciao ragazzi, buonasera amici, Eccolo buonasera a qui, tutti. lo conoscete tutti, il volto televisivo di Canale 87? Sì, Lo beh, però lo riapro. conoscete tutti, mi conoscono mamma, papà, mia moglie, mia figlia, voi. Oh, Walter, ma chi si può dimenticare di te? Dai, il tifoso di Spalletti. Ormai stai prendendo le seguenti. Guarda, guarda, guarda. Ed è arrivato, eccolo qui, Antonello Greco, Antonello Greco, buonasera e benvenuto. direttore di Corriere Azzurro, Corriere Azzurro. una Però vera... ti vedo piccolo piccolo, No, Antonello. no, no, Sì. aspetta, aspetta, in verticale, se puoi mettere la... In Devi ecco, mettere bravo. in orizzontale, no, devi No, mettere in orizzontale. non tu, Aspetta, insomma, devi... aspetta, 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 Perfetto, aspetta, aspetta. perfetto. Vediamo se... Alessandro, devi togliere l'impostazione fissa del cellulare. Va Alessandro, bene, sempre sì, è Antonello. tanto ormai qua la Devi storia. Ok. girarlo. No. Ci No, siamo se devi quasi, girarlo. Eccolo qua, ci eccolo siamo. No, qua. no, Eccolo qua, vabbè. eccolo qua. Sì. Ti È proprio il vedevo e poi l'hai cellulare. tolto. Si dovrebbe Eccolo, girare. Oh, perfetto. è colpa del Allora. telefonino che fa schifo, eh. Che non si girava, Antonello che mi sembra. Greco. Vabbè, Non è che Antonello, tu. sta a sti livelli, voglio dire. Purtroppo sono tutti scadenti in No, questo momento. Vabbè, lasciamo stare. vabbè, Ok. allora dicevo, Roberta, dicevo prima, Manca. Sì, manca Emanuele La Cammarosi, guest lo scrittore. star del calciomercato, che ci Sì, sarà mio anche papà. insieme. Ma anche perché Emanuele Cammarotto, io vorrei invitare tutti gli ascoltatori di restare in linea, perché quando arriverà Emanuele Cammarotto ci ha promesso delle news in tema di calciomercato riguardanti i difensori a livello europeo che si stanno accasando ai top club, ma nomi, cognomi, cifre riguardanti nomi, cognomi e cifre. Iban, perché è importante. Ivan, se vogliono Che è fare un importante. versamento a favore della nostra trasmissione, in modo Certo. che noi ripeteremo. Anche due versamenti, perché poi Anche uno è tutto, poco. Sammy, ci facciamo Va dare bene. tutto. Allora, io pensavo di iniziare in modo soft, aspettando che arrivi Emanuele, però intanto non so chi è più amico, io sono amico, molto amico di Emanuele, chi è più amico per mandargli, non so, Walter, un ulteriore invito, perché io Allora, capisco che... datemi 2 secondi, dai, Io passo il parto. link. Allora, Roberta, allora, abbiamo Inizio. detto del calciomercato perché poi ci approfondiremo su questa tematica, e quindi io partirei in modo soft, diciamo così, e partirei con questa considerazione in modo soft. Spalletti, avendo maggiore esperienza di Gattuso, i vari Osimhen, Insigne, Mertens, Zielinski, Politano e Lozano possono esprimersi al meglio con il sistema di gioco di Spalletti che calzerebbe a pennello? Che ne dici, Roberto? E poi passiamo al... Per il 4-2-3-1 penso che sia proprio, insomma, io credo siano tutti quanti. Tu quale hai elencato? Non mi ricordo bene. Politano. Allora, Osimhen, Insigne, Mertens, Zielinski, Politano e Lozano, con un piccolo... Esattamente. Insomma, Esattamente. Io ho ci qualche dubbio sarebbe... su Ecco, Mertens. Qualche dubbio ma su per Mertens. l'età... Un po' per l'età, un po' per il fatto che non so se rimane a Napoli per una questione di tetto ingaggi. Tu sai, non so se ci segui anche su quelli che è il Napoli, stiamo facendo una sorta di sondaggi Sì. proprio per il tetto ingaggi e su quelli che restano, secondo noi, secondo le nostre, diciamo, opinioni, e chi può andare. Ed effettivamente forse Mertens. A meno che, insomma, De Laurentiis non voglia trattenerlo e lui non voglia abbassarsi un po' l'ingaggio, per me rimarrebbe a vita. Però, insomma, mi rendo conto che il calcio in questo momento è sofferente, bisogna fare comunque un ridimensionamento anche sugli ingaggi. Per quanto riguarda gli uomini, tecnicamente dovrebbero essere perfetti per Spalletti. Mi sbaglio?
tecnicamente. No, io volevo dirti soltanto una cosa, però il buon Bertens dovrebbe anche comprendere che il momento che stiamo vivendo tutti è difficile. Certo. Ecco, dunque, il momento è difficile, che lui, Napoli, lui ha dato moltissimo a Napoli, ma il Napoli De Laurentiis l'ha accontentato nell'ultima stagione, quindi dovrebbe rendersi conto che forse, anche visto l'età che ha, che forse un piccolo sacrificio lo potrebbe anche fare. Io non però so voglio aggiungere una cosa, Vincenzo, ovviamente bisogna vedere quest'anno come va la stagione, però nel Napoli in questo momento ci vuole sempre la famosa figura spogliatoio, e Mertens, che è un ragazzo intelligente, anche abbastanza educato nei modi, una persona molto riflessiva, non è uno che agisce di pancia, potrebbe essere una figura anche post, diciamo, calcistica, utile a Spalletti, alla società e anche allo spogliatoio. Sì, però Roberta, scusa, non può chiedere la luna. Io penso no, che... no, senza chiedere la luna, ovviamente. No, io penso sempre, che... sempre andando, venendosi incontro. Sì, io penso che avere lo stesso ingaggio dell'anno scorso, anche se De Laurentiis magari glielo voglia diminuire di qualcosa, potrebbe anche star bene, visto che ha 34 e va per i 35, dai. Però vediamo, procede, vediamo un po' Alessandro cosa ne pensa. Alessandro Ranieri, cosa pensi tu? Anche è bene, è bene dire il cognome, così Antonello no, sappiamo. Antonello oggi ha un capello biondo proprio bello. Beato lui. Ma secondo me, secondo me è una questione, come tu accennavi, più di natura economica. Immagino che il presidente adesso sono un po' in difficoltà, perché è difficile comprendere chi stia facendo la squadra, quali siano gli accordi. Visto insomma questo silenzio di Giuntoli, mi ricollego a quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Io ho apprezzato molto e faccio i complimenti a Antonello. Ho letto un'intervista molto carina, ha ripreso alcune considerazioni vettosi circa quello che può essere l'attuale situazione economica del Napoli. Immagino che l'allenatore stia facendo il possibile per tenere tutti, visto che ci sono già dei giocatori in scadenza che andranno via. Però, come tu dicevi, come accennava Vincenzo alla presentazione della trasmissione, forse ci sarà da fare qualche sacrificio per integrare questo primo bilancio negativo del Napoli dopo tanti anni. Quindi, insomma, si parla di un deficit di 20 milioni di euro, e quindi guardando anche la carta d'identità, per quanto riguarda i nomi che tu facevi, immagino che Osimhen sia quello costato di più e anche tra i più giovani. Onestamente Insigne rappresenta un po' il capitano, anche se è in scadenza, cioè c'è ancora un altro anno, quindi sarà da valutare. Politano e Lozano mi sembrano due buoni profili, così come Zielinski. Forse il sacrificato, considerato anche l'ingaggio, potrebbe essere Mertens, anche se poi è una contraddizione rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso con la partenza di Milik, che era certamente più giovane, come abbiamo già detto qualche volta in trasmissione. Forse anticipo qualche tema, perché lo stesso tipo di considerazione lo si potrebbe fare. Ne parlavamo con Vincenzo prima che iniziasse la trasmissione, tra Koulibaly e Fabian Ruiz. Forse Koulibaly ha più mercato e potrebbe anche comportare un incasso maggiore da parte del Napoli, però ovviamente la carta d'identità mi sembra che sicuramente premi il giocatore spagnolo. Sì. Sì, Antonello Greco. Ah. Allora, cosa pensi? Io, chi sacrificheremo? Io chi sarà l'agnello sacrificato? Faccio questa riflessione. Allora, il sacrificato praticamente non c'è ancora un nome sul quale il Napoli metterà la croce, perché sarà il mercato a far decidere un poco quale sarà l'uomo che dovrebbe andare via. Ci sono gli europei di mezzo, si rifletterà, insomma, si faranno delle considerazioni, però tieni presente una cosa che è fondamentale: Spalletti sta seguendo il Napoli non da ieri, la sta seguendo probabilmente da gennaio, quindi sa benissimo la macchina sulla quale si sta andando a mettere adesso. Meno la si tocca, meglio è, nel senso che bastano, sa benissimo che con tre innesti, voglio dire, sarebbe una squadra che sarebbe competitiva sicuramente a tutti i livelli. Senza togliere nessuno, però. Per cui il sacrificio da qui si deve fare, ma bisogna capire fino a dove l'elastico deve arrivare. No, importante, Antonello, sì.
Perdonami, oggi c'è stato un'intervista anche, no, ieri se non sbaglio, non mi ricordo, di Marzio, no, di Fedeli addirittura, ed è una delle poche volte che concordo pienamente con lui. Sì, Fedele, quale Fedele? Quale Fedele? Quale dei due? Don il figlio, il padre. Allora. Vabbè, ok. Vincenzo, perdonatemi se vi interrompo, Emanuele c'è, dovrebbe essere soltanto aggiunto. Lo aggiungo, Ah, ciao. eccolo qui. Allora, ecco, dopo lo presentiamo. No, volevo Buonasera completare. Emanuele, Aspetta, buonasera, no. benvenuto di nuovo a voi. Roberta, Ciao a tutti, grazie. un attimo, Ciao volevo Emanuele. completare e dopo saluto Emanuele. Antonello, diceva che praticamente l'ho detto a microfoni spenti anche ad Alessandro. Parlavamo di Coulibaly, no? È meglio secondo lui vendere un Fabian Ruiz, perché tanto un centrocampista lo si trova sempre più o meno di spessore, che un Coulibaly, visto la penuria di difensori di un certo livello. Perdonami se ti ho interrotto, vai No, Antonello. no, no, questo è nelle cose, ma dato che se ne parla dovunque di questo fatto, penso che la società sia in prima linea sotto questo punto di vista a dover decidere chi sacrificare, perché io penso che sicuramente c'è un tipo di ruolo che è meno sacrificabile dell'altro, però bisogna vedere a che prezzo, e il prezzo non è stato ancora formulato e fatto, perciò dicevo, tutte le cose che diciamo sono tutte valide sicuramente. Solo che non c'è una decisione in questo momento e probabilmente dopo l'europeo ne sapremo di più. Perché il mercato europeo offrirà nuovi spunti, il tempo del mercato c'è, al di là di nomi che si stanno incominciando a focalizzare adesso. Poi su Mertens non è questione, no, ma Ciro può stare a Napoli fino a scadenza di contratto, l'ha già acquisito, e poi uno prezioso come Mertens, io un allenatore non ci rinuncerei mai. Ha l'età che ha, probabilmente non gioca più tutte le partite come le poteva giocare una volta, però dosato nella giusta maniera, intelligenza, lo puoi schierare in più ruoli, un uomo squadra. Spalletti credo che ripartirà un po' da tutti i bivi. Uno di quei due sarà di sicuro sacrificato. Non sappiamo chi, probabilmente sarebbe meglio Fabian Ruiz. Sì, è vero, però noi non siamo De Laurentiis, vediamo rispetto alle offerte che avrà cosa deciderà. Completiamo il giro con Walter Vitale, poi dopo salutiamo Emanuele e domandiamo anche a lui. Vai, Walter. Allora, ciao Roberto, intanto permettetemi di dire una cosa seria, una volta tanto mi trasformo in un personaggino serio, faccio un appello a tutti quelli della mia fascia d'età e anche, diciamo, non della mia fascia d'età, signori, ragazzi, signori, amici, vaccinatevi, io oggi ho fatto la prima dose. Questa è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere questo nemico Bravo. subdolo che è entrato nella nostra vita 1 anno e mezzo fa senza chiedercelo. Se vogliamo ritornare a ciò che era prima, se vogliamo ritornare ad abbracciarci, se vogliamo ritornare a vedere gli stadi pieni e stare con amici senza quella fastidiosissima mascherina davanti alla bocca e al naso che ci rompe tanto le scatole, ecco, l'unica arma è quella di farci quella punturina sul braccio. Come effetto collaterale, io speravo mi crescessero i capelli, invece no. Mi accontenterò di altro. Per ritornare un attimo in me, per ritornare un attimo in me, e quindi ritornare quello di sempre. Allora, io come al solito non concordo con Enrico Fedele perché faccio una valutazione semplicissima. Se il problema del Napoli è abbassare il monte ingaggi e quindi ridurre i costi fissi, cedere Fabian è una fesseria di una proporzione inenarrabile. Semplicemente perché Fabian ha un contratto da 1,5 milioni di euro. Se tu vendi Fabian e lo vendi anche a 60 milioni, ma per prendere un giocatore tipo Fabian, gli devi dare un ingaggio superiore. Quindi che senso ha vendere Fabian se poi devi andare a prendere uno che lo paghi con un costo fisso maggiore rispetto a Bisogna quello vedere che hai? Fabian che vuole fare, però. Ho capito, ma Fabian ha un contratto fino al 2023. Tu adesso devi risolvere i Devi contratti del aumentargli 2023. l'ingaggio. Sì, io ho Devi capito, risolvere il scusami contratto. Walter, io ho capito quello che vuole dire Roberta, insomma. È chiaro che un giocatore come Fabian non si accontenta di 1,5 milioni Ma di... non è manco giusto, cioè voglio dire. Appunto, è visto che...
il periodo che stiamo attraversando, l'ho detto prima in apertura, e bisogna vedere, bisogna valutare, bisogna vedere quello che accadrà. Ecco perché volevo un attimo finire il discorso. È chiaro che bisogna valutare i contratti in scadenza 2022, e qui entriamo in un campo minato che potrebbe dar fastidio ai tifosi, ma che purtroppo esiste. Scadenza 2022 c'è Mertens, che guadagna 4,5 milioni di euro, c'è Insigne, che guadagna 4,6 milioni di euro, c'è Goulam, che non sarà sistemato, perché lo dicono da 3 anni, quest'anno vendiamo Goulam, ma è chiaro che se questo non gioca mai ed è sempre infortunato, nessuno lo compra, che ha comunque un ingaggio da 2,1 milioni di euro all'anno. È chiaro che il taglio, la sforbiciata al monte ingaggi è tutta lì, si gioca tra Lorenzo Insigne, il capitano, Dries Mertens e purtroppo Kalidou Koulibaly, che però noi lo stiamo ripetendo da tempo in memore, non è operazione semplice per chi viene a comprarla. Il Napoli chiede non meno di 60 milioni di euro, è un ragazzo del 91, quindi va per i 30. Chi lo compra gli deve fare un quinquennale a cifre ovviamente superiori rispetto a quelle che guadagna a Napoli, quindi deve partire dagli 8 milioni in su. Va da sé che si tratta di mettere insieme un'operazione da 150-180 milioni di euro per un ragazzo di 30 anni. In Europa c'è qualche folle che abbia questa intenzione? Secondo me al momento no. Poi Emanuele ci dirà che esiste, ma da quello che so io al momento no. Appunto, passiamo la palla ad Emanuele, anzi il pallonato. Mi provochi sull'argomento. No, detto ciò, io dico, per quanto riguarda il monte ingaggi, il tuo discorso non fa una grinza, Walter. Detto ciò, però, io credo che la chiave di volta sarà fare un ragionamento soprattutto su Mertens, perché comunque con una stagione in cui Osimhen sarà titolare inamovibile, e dovrai comunque prendere eventualmente una punta in sostituzione di Osimhen, che andrà poi a gennaio a fare la Coppa d'Africa, ma questo può anche essere un altro paio di maniche, perché magari dai via Petagna, però non puoi tenere in panchina Mertens stipendiato a 4,5 milioni per fare poi una passeggiatina in campo solo nell'ultimo quarto d'ora di partita. Diventa ingombrante per tanti punti di vista, perché comunque il calciatore con il maggior numero di reti nella storia del Napoli, per tutta una serie di fattori e di motivi, compreso anche il ruolo, diciamolo francamente, che Mertens ha ormai nello spogliatoio del Napoli da diversi anni. Nel bene e nel male, perché poi sai, la vicenda di Ancelotti comunque ha avuto dei protagonisti di quel famoso ammutinamento, e non è stato soltanto Allan, diciamo così, ognuno può intendere quello che voglio dire con questo. Fatta questa parentesi, per quanto riguarda Koulibaly, è chiaro che il ragionamento è: se arriva qualcuno e ti presenta almeno 60 milioni di euro, è chiaro che devi valutare la proposta. Però chi fa una proposta del genere a monte deve avere anche la disponibilità di dare almeno 8-9 milioni di euro al giocatore, che già ne prende 6 a Napoli e va verso i 30 anni. Per questo io continuo a essere molto scettico, come lo fui l'anno scorso, quando qualcuno già mostrava il biglietto d'aereo per Manchester del 6 settembre, quindi il famoso biglietto farlocco del 5 settembre. Per essere chiari e precisi, in questo momento in Europa, tra le big europee che potrebbero... Perdonatemi un attimo, Emanuele, ci sono dei rumori sottofondo, si sente molto 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 male. Io sono solo in casa, quindi no, non sono io solo. Dovreste... Ecco, ora si sente bene, vai, prosegui. Dicevo, in questo momento in Europa, tra le big potenzialmente interessate a Koulibaly, e che secondo qualcuno lo stanno anche già cercando, diamo risposte serie e precise ai nostri ascoltatori. Il Real Madrid ha preso Alaba dal Bayern Monaco, ha già in rosa Ramos, che con il ritorno di Carlo Ancelotti è destinato probabilmente a rinnovare. Hanno Varane, che potrebbe anche partire per una maxi offerta, ma ho qualche dubbio che accada, e hanno già in rosa anche Eder Militao e Nacho Fernandez, quindi parliamo di 4-5 difensori.
Detto ciò, il Real non se la passa neanche troppo bene dal punto di vista finanziario. Il Manchester United sta trattando proprio in queste ore, mentre noi parliamo qui in trasmissione, l'acquisto di Romero, difensore centrale, dall'Atalanta. Con un'offerta che si aggira sui 45 milioni e sono convinto che l'affare possa andare in porto, perché a quelle cifre l'Atalanta si fa due conti e un sostituto a costi evidentemente inferiori lo troverà. Quindi il Manchester fa la coppia Maguire-Romero. Il Liverpool ha già preso Konaté per 36 milioni dall'Ipsia e recupera Van Dijk che rientrerà dall'infortunio. Il Barcellona ha preso Eric Garcia dal City, ufficializzato. Parametro zero. L'Arsenal, altro club che veniva accostato al nome di Koulibaly, è sulle tracce, anzi sta proprio per chiudere l'acquisto di un difensore africano, Edmond Tapsoba, classe 99 del Bayer Leverkusen. Addirittura parliamo di cifre grosse, comunque per 50 milioni, quindi non penso proprio che lo prendano per metterlo in panchina. E ricordiamoci, per chiudere il cerchio, che ci sono altri slot per le big europee, per grandi difensori come Pau Torres, che è un giovanissimo difensore del Villarreal, e lo stesso Schurz, che viene accostato al Napoli, difensore ottimo, ma che ho seri dubbi che il Napoli riesca a prendere dall'Ajax, perché l'Ajax è una bottega leggermente cara. Quindi, morale della favola, fatevi dei conti e ditemi se qualcuno in questo momento è sulle tracce di Koulibaly. Io credo che quantomeno sia una seconda scelta, non per il valore che è eccezionale, perché comunque parliamo di un gran giocatore, ma all'alba dei 30 anni immaginare che qualcuno investa 60 milioni per il cartellino più altri 8-9 di ingaggio da dargli per 4 anni. Per questo dico, il Napoli probabilmente pensa di dare via Ruiz, che avrà un ingaggio solo da 1,5 milioni, ma che comunque, ragazzi, ha chiuso la porta al rinnovo. Quindi De Laurentiis non può permettersi di andare tra un anno con un calciatore che andrebbe a scadenza poi tra 2 anni, quindi nel 2023, e che praticamente verrebbe a vanificare un investimento che è stato fatto e una potenziale cessione da 50-60 milioni. È già una mezza esperienza ce l'abbiamo per questi casi qui. Comunque io sono pienamente d'accordo con quanto avete detto tutti voi, pienamente d'accordo, però bisogna anche considerare, però a quelle cifre non se ne parla proprio, bisogna anche considerare che per il fisico che ha Koulibaly, per la sua dinamicità, 29-30 anni per lui, non dico che è un ragazzino, ma 4-5 anni se ne può fare tranquillamente. Bravo, siamo... il calcio è cambiato, non è più quello di un tempo. Vabbè, però insomma noi abbiamo visto grandi difensori fino a che età hanno giocato, insomma. Esatto. Quindi, però convengo che quelle sono cifre folli, ma poi specialmente... io secondo me non l'avrebbero fatto i club nemmeno in tempi buoni e favorevoli, figurati se lo fanno ora. Quindi no, in tempi favorevoli e buoni credo che la pazzia lo United è arrivato ad offrire tramite mail certificata 105 milioni di euro, quindi la follia fino a qualche anno fa l'avrebbero fatta. È chiaro che però noi dobbiamo anche valutare una cosa, certo Koulibaly con il suo fisico, con la sua dinamicità, però è anche vero che negli ultimi 2 anni noi abbiamo visto un Koulibaly che non è quello dei 3 anni di Sarri, abbiamo visto un Koulibaly leggermente diverso. E quindi è chiaro che la grande squadra si fa pure questo conto. Oggi anche i grandi club preferiscono investire sui giovani, sui 99, sui 2000, piuttosto che andare, deve essere proprio una squadra con l'acqua alla gola, che ha bisogno in quel momento del difensore per venire qua e fare la follia. Perciò io credo che noi dobbiamo spostare l'attenzione in avanti. Perché? Perché con le condizioni contrattuali di Mertens e di Insigne e anche Lozano, che guadagna 4,5 milioni e che rispetto magari a un Koulibaly o a un Fabian è più facilmente sostituibile, perché in Europa ti posso fare 25.000 nomi di esterni talentuosi, giovani e bravi, che avrebbero un contratto molto più abbordabile rispetto a Lozano. Ecco, anche su Lozano c'è da spostare l'asticella. È un tentativo del Real Madrid, c'è da aspettarsi. Esattamente. Vai Roberta. Vado con la mia domanda? Certo.
Allora, parlando sempre di calciomercato, poi dopo c'ho il mio domandone finale che è un altro. Volevo chiedere proprio a Emanuele Cammarotto, ma c'è in vista un terzino sinistro? Cioè il Napoli si sta muovendo verso questo terzino sinistro? Ci sta? Esiste? C'è una traccia? Hanno individuato qualcuno? Spalletti si è messo all'opera? Tu che sai? Cioè, guarda, in questo momento... In questo momento è molto più semplice, secondo me, che arrivi il terzino sinistro del Lille, club che il Napoli conosce bene, con il quale ha già trattato l'acquisto di Osimhen. Però secondo me è un nome dato in pasto in questo momento anche, come dire, ai media per depistare altre possibili soluzioni. Non è una Allora, io ti ho mandato sotto in sovraimpressione quello che ha detto Venerato, però in generale Basic non vedrebbe l'ora di andare a Napoli. Basic ne parliamo tra poco perché riguarda il centrocampo. Sì, no, Schurz costa troppo e Senesi piace, ma non è il primo della lista di giunta. È vero, è vero. Per quanto riguarda il terzino sinistro, io ho solo una convinzione. Se potessero prendere fra 5 minuti il terzino sinistro, andrebbero tutta la vita su Emerson Palmieri. Però per l'ingaggio e perché comunque il Chelsea non lo dà via, e perché comunque secondo me il Napoli è la seconda, bada, terza scelta in questo momento di Palmieri, perché comunque si farà sotto l'Inter, mi aspetto anche qualche tentativo, potrebbe anche starci, della Juve. Quindi io onestamente su Emerson Palmieri sarei stato più possibilista forse lo scorso gennaio, fra un anno fa, ma quest'anno la vedo dura andarlo a prendere, al netto dei rapporti comunque ottimi con Spalletti. Ma non c'è neanche una contropartita che il Napoli può offrire? C'è qualcosa che ingolosisce? Ma il Napoli, qualcuno che piace al Chelsea ce l'ha. Diciamo che potrei dirvi che al Chelsea potrebbe anche interessare qualche difensore del Napoli, però non mi fate dire di più. Vabbè, allora abbiamo potrebbe vabbè, anche interessare qualche uno greco. Io nomi non ne faccio in questo momento. No, ma io non ho fatto nomi, ho detto uno greco. Potrebbe anche interessare qualcuno, senza fare cognomi, potrebbe essere anche qualcuno, magari potrebbe essere di nazionalità greca, magari, insomma, uno che comunque non debba fare la Per chiudere la parentesi che diceva prima Vincenzo di Basic a centrocampo, soprattutto se dovesse partire Ruiz, Basic è un pupillo, vi dico questo al 101%, Giuntoli. È un nome che Giuntoli ha nel suo taccuino da almeno 2 anni, se non sì, ma guarda, ma io ho fatto altri due nomi proprio per la difesa, Schurz e Senesi. Schurz è un nome che, ripeto, difficilmente, ripeto, il Napoli potrà andare a prendere perché Schurz è forte, ragazzi. È forte, non c'è dubbio, difensore di grande fisico, di eleganza, però l'Ajax è un osso duro, ragazzi, non regala nulla. E se chiaramente c'è di Koulibaly, ha il contante per fare questa operazione. Ma in questo momento vedo più abbordabile l'operazione Senesi, al posto eventualmente anche di Maximovic, ed è un ottimo giocatore comunque, non è una primissima scelta, però è un buon nome. Una domanda che faccio un po' a tutti, ma c'è qualche giocatore che piace tanto a Spalletti, anche un suo ex, che porterebbe al Napoli volentieri? Facciamo parlare Antonello Greco, dai. Vai Antonello. Totti. Chi? Totti. Vabbè, ma non c'è microfono, Antonello. Antonello, il microfono. Hai staccato il microfono. Sì, per non farvi sentire le luci. Cioè. Volevo dirvi, a me mi appassiona la materia di calciomercato, eccetera, però non mi piace esprimermi in questi termini. Parlare del giocatore di cui si parla adesso, dell'affare che si potrebbe fare adesso, mi piace guardare le cose più dall'alto, dei bisogni magari societari in generale, di quello che avrebbe o dovrebbe comunque fare un presidente per una città come Napoli. E sul calciomercato voglio dire, io mi rifaccio tranquillamente a quello che dice Emanuele e quello che dice Walter, che sono sicuramente esperti, seguono tutto eccetera. Per sommi capi sono d'accordo con loro, perché insomma anche io, essendo un operatore di informazione, leggo quello che si dice da tutte le parti. Però voglio dire, sai, parlare adesso di questo, poi ti esce fuori Gudmundsson all'ultimo momento, hai sprecato tanto tempo e tante energie per andarti a informare sulle possibilità, sui familiari che vorrebbero venire a Napoli, hanno affittato la casa,
sono tutte cose che ho tolto dalla mia mente già tempo fa, e sono grato ad Emanuele e a Walter che le fanno al posto mio. Io non posso che complimentarmi con loro sotto questo punto di vista. Allora, ragazzi, io il terzino sinistro da prendere ieri ce l'ho. Basterebbe andare alla Z al Camar e presentare un'offerta da 25 milioni di euro per Windahl, che è attualmente il terzino titolare della nazionale olandese. Prendi uno dei migliori 99 che ci sono in circolazione. La cosa che più mi preoccupa è come abbassare il monte ingaggi. Questo è il discorso, perché di giovani che poi paghi e poi tranquillamente li paghi meno di quello dei titolari che hai adesso. Ulam potrebbe essere un esempio, tu non sai questo ragazzo che cosa farà, se si riprenderà o no, ma il Napoli sta pensando di fare che cosa con Ulam, con Insigne, con Mert, perché sono tutte situazioni allora, importantissime che stravolgerebbero il mercato, no? Ulam c'è una sola opzione a disposizione. Rescissione consensuale con buona uscita. Consensuale. Non si può fare diversamente, ragazzi. Ormai è una storia andata. Calcisticamente dispiace, perché comunque ha fatto cose importanti, però. E qui hai risparmiato 4 milioni più o meno tra stipendio e contributi. Poi siamo a 110, siamo 110-120 di punti in gamba. No, però se tu dai via comunque in realtà al netto, scusami Emanuele, al netto sono 57,7. È chiaro che all'ordo andiamo intorno ai 110 e dobbiamo ritornare a quello che ho detto all'inizio. Le situazioni da monitorare sono Mertens, Insigne e Lozano. È inutile che ci giriamo intorno. Un Napoli che non fa la Champions è comunque Koulibaly, ovviamente, chiaro. Antonio, che Koulibaly è quello che guadagna 6. Vabbè, però insomma, un Napoli che non fa la Champions non è infatti capito. È sacrificabile, ragazzi. Lozano è sacrificabile. Poi, perché hai Politano, quindi. Ma poi dovete tener conto del parere di Spalletti, ragazzi. Dovete tener conto anche di quello che pensa Spalletti. Guarda Antonè, da quello che so a Spalletti andrebbe bene che il Napoli restasse addirittura così, con solo col terzino sinistro, cioè, sì, due innesti già andrebbero bene, uno al centrocampo, l'ha detto chiaramente, quindi voglio dire, con pochi ritocchi bisogna vedere che sacrificio è disposto a fare il presidente. In porta, a proposito proprio della difesa, ma in porta restiamo così con i due portieri? Ospina andasse in un'altra parte, lasciasse giocare Meret. Finalmente, direi. Arriva Sepe come vice Meret. Infatti, dicevo, quindi con Sepe rientra. Anche perché devi avere almeno tre calciatori. Sepe per la questione regolamentare sarebbe manna dal cielo, ma sono anni che sarebbe manna dal cielo, Sepe. Perfettamente. Ci sistemiamo così anche in porta. Tra l'altro stanno anche valutando, a proposito di quel discorso dello slot dei tre calciatori che dovevano comunque rientrare nelle giovanili del Napoli, anche l'eventuale del ritorno nei quattro di difesa, quindi evidentemente come riserva di Luperto dal Crotone. Ecco, per esempio ti dico che secondo me, non me ne voglia Luperto, sarà un bravo ragazzo, però Luperto è un giocatore che secondo me non può entrare manco nei sei di una squadra che no, ma sinceramente guarda, io ho visto fare dei disastri a Crotone. Chiaro, il Crotone era una squadra che, però ragazzi, allora a questo punto faccio rientrare Tutino e Gaetano, ma non me ne voglia Luperto, di quelli venuti fuori dal settore giovanile lui è esattamente quello sul quale io, Walter Vitale, non punterei mai. Poi sbaglierò certamente io, però la penso e vediamo come la pensa pure Alessandro. Napoli c'ha questo Mancino che io ho visto, è un ottimo giocatore, che era un ragazzo del 2002 di Frattamaggiore, che è Costanzo, esatto. Tornando un po' a qualche nome, però sono d'accordissimo, che ho letto un'intervista e ho parlato con Riccardo Bocchini, il secondo di Castori, che poi insomma in realtà è stato un po' il protagonista di questa cavalcata, e mi ha parlato molto molto bene di Tutino, che nell'ottica appunto di un'eventuale cessione di Lozano, che insomma, è un pupillo di Ancelotti, so che il mister lo ha chiesto al Madrid, potrebbe essere un'operazione che consentirebbe di unire l'esigenza di fare cassa e di far arrivare qualche ragazzo che poi ami la maglietta. Devo dire la verità, io pure mi sento un po' d'accordo con Antonello, perché
effettivamente con la storia degli allenatori pur facendo il procuratore, quindi insomma ci mancherebbe, sono particolarmente interessato, sto sentendo veramente di tutto e di più, e fa bene Vincenzo a riportarci nei sottotitoli quelle che possono essere una serie di voci, però purtroppo, per fortuna, soprattutto in questo periodo, io ho fatto un po' di incontri in settimana, il calciomercato in questa situazione è fatto anche di opportunità, cioè trovare poi il giocatore che si possa muovere, la società che lo possa prendere, lavorando sui prestiti, perché effettivamente, o piuttosto sugli scambi, perché è difficile trovare società che abbiano liquidità, ma anche Juve, Inter e Milan, oggi parlavo con un direttore sportivo, si ragionava che se le prime 3-4 società italiane hanno un deficit che è all'incirca sui 200 milioni di euro, diventa complicatissimo trovare quale può essere la società, come era il Napoli fino a qualche anno fa, che abbia disponibilità. Quindi si dovrà trovare, adesso Roberto ha fatto una domanda, mi veniva da sorridere, Antonello ha fatto bene a non rispondere, no, però l'ultima volta che Spalletti ha chiesto un giocatore è stato Nainggolan, che forse potrebbe essere anche per il modulo di Spalletti un giocatore che fa il caso di una società, però insomma, si è pentito amaramente. E da questo punto di vista ritorno un po' sul discorso di Fabian Ruiz, che come diceva Walter ha chiuso la porta, come diceva anche Vincenzo, al Napoli, però è un profilo per ruolo, per caratteristiche, o lo stesso Zielinski, che potrebbero fare tranquillamente quello che Spalletti richiede, ovvero questa funzione da trequartista, da sottopunta, in maniera un po' atipica. Io pure sono d'accordo che c'è questo discorso di Sepe con Giuffredi, che sta facendo il possibile per farlo riportare a Napoli dopo la retrocessione, c'è bisogno di un terzino sinistro, e poi se c'è qualche uscita eventualmente ragionare con qualche entrata, però visto anche quello che sta succedendo all'Inter con l'addio di Conte, la Juventus con tutta una serie di difficoltà, onestamente il Milan potrebbe essere una candidata, l'Atalanta, però mi sembra che, come dico ormai da un anno, grazie alla trasmissione, il Napoli ha le potenzialità per essere competitiva, se però insomma si cerca di fare le cose per bene, organizzandosi, pianificando e cercando poi soprattutto, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, di dare qualche risposta ai tifosi, agli operatori, perché anche qua questo silenzio mentre direttori, presidenti, amministratori delegati, allenatori vanno a cena, comunicano, mettono al corrente, noi appunto, ripeto, sottolineo il discorso che faceva Antonello, dobbiamo ragionare un po' sulle suggestioni, sulle voci o sull'amico dell'amico, quelle che possono essere voci riportate, come si dice in gergo giornalistico, off records. Allora, io direi, Roberta, solo di chiudere questo argomento, io faccio una considerazione, la metto pure nei sottotitoli. Conviene al club azzurro privarsi di alcuni giocatori di spessore per prenderne altri magari di ugual valore tecnico e spendere cifre analoghe, e quindi chiaramente io mi riferisco a tutti i giocatori del Napoli. Penso che Walter abbia già risposto con dovizia di particolare, nel senso che ha fatto l'esempio di Fabian Ruiz, che mi sembra calzante, no? Quindi io perciò dico, io perciò no, perdone, no. No, perciò dico, non mi ho bruciato le domande. No, scherzo, vai Amsa. No, però prendendo la rosa del Napoli e vedendo anche le valutazioni che si stanno dando su Donnarumma, no? Parto dal portiere o potremmo finire con Osimhen, quindi con la punta, immagino che insomma sia una sorta di domanda retorica. Sì, no, ma guarda, io mi riferisco pure, che ti posso dire, a Manolas, perché prima si è parlato di Manolas che potrebbe rientrare. Però, però poi per andare a prendere un giocatore con quelle caratteristiche, con quel curriculum, cioè anche tu accennavi a Senesi, che è un ottimo giocatore, però il Feyenoord, almeno da quello che ho sentito, ci vogliono 20 milioni di euro almeno. Ma a parte i 20 milioni, ma poi c'è l'inserimento, l'adattamento, il tempo di e quindi praticamente è tempo perso e denaro speso, quindi non lo so. Guarda, mentre Walter parlava di Manolas, ho visto insomma su quelle che poi possono essere i siti di riferimento, prezzo di Manolas è 23, quindi insomma, tra 23 e 20
Ovviamente, no, ma guarda che a bilancio, se non erro, oggi Manolas vale una quindicina di milioni di euro, perché Napoli ha ammortizzato già la metà del cartellino, quindi se tu lo vendi pure a 20 fai comunque una piccola plusvalenza. Ritornando al discorso di Fabian, è chiaro che porto sempre l'esempio dello spagnolo, perché poi tutti quanti mi chiedono di De Paul, ok? Ma se tu vendi Fabian a 60, faccio un esempio, ed è un giocatore che guadagna 1,5, poi vai a prendere De Paul pagandolo 40, gli devi dare 3,5 all'anno, nell'ottica del taglio al tetto ingaggio, ma a chi è rotti scatola, voglio dire, cioè, non, come dicono a Londra. Ma per non parlare di Fabian Ruiz, lo stesso discorso potrebbe essere Lozano. Secondo me, e noi ne abbiamo parlato tante volte in trasmissione ed eravamo abbastanza d'accordo, confermare l'attuale rosa del Napoli darebbe la possibilità anche al tecnico di poter incidere in maniera significativa, come assolutamente sì, ed evitare che insomma ci possano essere poi dei nuovi inserimenti, problemi di ambientamento e quant'altro, perché anche qua, no, adesso lancio una provocazione di natura giornalistica, è vero che Gattuso ha fatto un ottimo giro di ritorno, però è un po' come il discorso di Conte, quindi non voglio personalizzare, mi sembra che Gattuso sia stato poi chiamato, c'era questa eventualità della Juve, la Lazio, il Real Madrid, l'Arsenal, piuttosto che la squadra cinese, però alla fine è andata la Fiorentina, che non mi sembra questa corazzata invincibile, no? Quindi l'Atalanta, che so sulla quale siete estremamente critici, però che cosa sta facendo? Sta lavorando su un'intelaiatura consolidata, vende qualche pezzo, fa qualche innesto, provando ad alzare un po' l'asticella. Roberta, vediamo un po' pure a Donello, Emanuele, cosa ne pensa. Allora, io passo direttamente a, visto che abbiamo già interpellato Walter, direi di chiedere ad Antonello Greco, che è sempre molto, diciamo, non tanto disponibile sul calciomercato. Non ti sentiamo? Il microfono, Antonello. No, domanda. Ecco. Da ragazzi, aspettavo sì. La domanda. Altra volta sul calciomercato. ragazzi, che ti cosa vi posso dire ancora di più sul calciomercato? Mi dirò. Parla. No, vabbè. Stavamo parlando di alcune figure che potevano interessare il calciomercato a Napoli. E anche ti faccio io una domanda, una provocazione che ho raccolto in settimana frequentando, diciamo, ambienti calcistici e non. Sembrerebbe, perché poi ho parlato con qualche amico giornalista, quindi mi rivolgo a te da giornalista, sembrerebbe che De Laurentiis sia fortemente orientato a cambiare partner tecnico, quindi qua a Milano stanno aumentando le voci di vise firmate dalla Juve. Armani. Visto che poi stasera penso che qualche trasmissione televisiva ci ricamerà giustamente sopra, vista anche la nuova divisa alla Masterchef. No, è bruttissima, non si può guardare. Cioè, con tutto rispetto, Giorgio Armani è un mio mito, ma quella divisa non si può guardare, ragazzi. Cioè, io non l'ho vista ancora. Non te pensi niente. Io amo la NR. La bellissima, ce l'ho ancora. Ho la maglia dello scudetto bianca della NR, spettacolare. Napoli, guarda, modello Cannavacciuolo, no? Visto che Donnarumma con questa nuova divisa, con il collo. Mi spiace che Roberto non l'abbia vista, perché lei dovrebbe essere più brava, più esperta di noi in quelle che sono delle considerazioni estetiche. Ma come mai, la domanda adesso di alle battute, come Laurenti si è disposto a pagare, insomma, perché mi hanno detto anche di penali importanti pur di cambiare, come dire, sponsor. La voce che gira qua a Milano è che il Napoli voglia addirittura autoprodurre e quindi trovare uno sponsor come Armani, in modo che sia autonomo anche da questo punto di vista, che mi sembra, non so se è una follia o un'idea lungimirante. No, è l'idea di produrre in proprio che stuzzica De Laurentiis sotto questo punto di vista. Ecco perché poi, nonostante contatti con grandi marchi, non è mai riuscito a trovare. No, la divisa della nazionale, Roberto. La della nazionale, diceva. Con letto alla coreana, insomma, si chiama poco italiano per niente, voglio dire. Vabbè, comunque.
Sai, da Mani mi aspettavo. Io mi spiace perché sono stato a Napoli in settimana per festeggiare gli 80 anni di mia madre, no? Però continuo a vedere pochi auguri. Grazie. Pochi del Napoli e tante magliette sciarpe in giro, perché poi figli, io abito, cioè i miei, a me nei quartieri spagnoli, quindi abbiamo fatto la Pigna Secca, Spacca Napoli, no? Ovviamente bellissimo, abituati all'ordine polentone meneghino, ovviamente sorridevano gli occhi nel vedere tutte queste bancarelle, insomma tutte questi colori, questo esatto, coppio di vita. Mi hanno parlato di senso di accoglienza, dice papà, ma qua c'è un senso di accoglienza che a Milano non abbiamo. Quindi mi confermate, a me questa cosa di Armani sembrava invece una voce di corridoio. Ma Armani deve fare, Armani credo che sia soltanto il, diciamo, colui che disegna, però non c'è lo sponsor tecnico, cioè non c'è ancora. No, addirittura a me è stato detto che proprio nella intenzione di autoprodurre il marchio dovrebbe essere Emporio Armani 6. Emporio Armani 6, sì, la struttura sportiva di Armani. Design. No, che nella, il marchio proprio sulla maglia. Che nella segmentazione di Armani rappresenterebbe, diciamo, il profilo più basso, però insomma, stiamo parlando sempre di ottima fattura. Comunque credo che allora a questo punto è Armani che fa un contratto con uno sponsor tecnico. No, Armani produce perché c'è già la squadra di basket, quindi loro sarebbero invogliati, Armani, nell'appoggiare il Napoli in questa quindi sorta. Lo stesso, vabbè, ma non le farà lui, gli farà il design. No, le disegna e le fa proprio lui, però come diceva la novità sarebbe proprio questa, di avere un'autoproduzione avendo un marchio. Le auto produce lui sotto il marchio di Gold. Esattamente. Quindi, tutte cose belle, ma voglio dire. È come Steccalecco. Bravo, come Steccaletto, queste cose qua, sì, operazioni così, così. Si parla della maglia, dello sponsor tecnico. Ragazzi, quando toccate questo tasto ADL, sponsor delle macchine, così, io penso a quello che non fa un presidente come De Laurentiis per la città. Io penso sempre a questo, esatto. sta allontanando il calcio della città nei fatti. Poi i suoi interessi finanziari, purtroppo, i riflessi sono questi. Prima ti ho detto Steccalecco, perché lo dico provocatoriamente, tu hai comprato la Steccalecco, hai aperto 5 negozi, uno a Di Maro solamente estivo e 4 a Roma, e a Napoli no, perché? Cioè ci sono delle cose che lasciano abbrividire. Centro Paradiso, perché deve morire così? Si potrebbe fare con 4 soldi, ma 4 soldi proprio, un centro, ma pure a raccolta dei trofei, un posto per, diciamo, la società, insomma. Antonello, diciamo che adesso il tifoso, anche il più innamorato di De Laurentiis, e io lo ero, si è un po' stancato. Noi non abbiamo, io sono una che va allo stadio, non sappiamo neanche la campagna acquisti, la campagna degli abbonamenti, come verrà strutturata. Io scusami se ti interrompo, sono partito allo sponsor tecnico per arrivare allo stadio, cioè Udine, Firenze, Frosinone, come diceva Antonello, no? Diventa complicato comprendere quali possono essere le logiche quando comunque si parla di ristrutturare, di costruire. A Pisa stanno costruendo il centro sportivo, cioè sono tante piccole realtà che investono sul territorio. Io sono d'accordo con Antonello, l'altra volta scherzavamo, ma ho detto la verità, io soffro nel vedere la squadra e mi dispiace, quindi insomma immagino un presidente, un direttore, la passione che ci dovrebbe mettere in questo tipo di attività. Quindi la cosa mi sfugge proprio, se non, come Antonello mi confermava, un preciso obiettivo di natura economica. Sì, ma c'è anche una sede legale. Io vi saluto, però, ragazzi, sono andato un po' oltre. A Napoli. Va bene. Volevo salutarvi e ringraziarvi. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Ciao, Antonello. Ciao. Io volevo dire, sì, volevo soffermarmi un secondo su questa tematica. C'è proprio un distacco con Napoli, oltre che con Napoli città, come se il Napoli non
cioè, anche la presentazione, tutte le presentazioni vengono fatte a Roma, nella a Roma, sede sì, della, a Roma, nella sede del Filmauro, come se Napoli per De Laurentiis non c'entrasse nulla col suo giocattolo. E questo non sta bene, ripeto, avete detto del centro paradiso, sì, ma anche io non riesco a comprendere, anche a livello di investimento suo personale, sempre qua, allora un osservatore così che non sa niente, che viene all'improvviso, sembra che lui, non dico che abbia Napoli, è contro Napoli, ma sembra proprio che, ripeto, non fa nulla per Napoli, non fa completamente nulla. Non ti voglio rubare il mestiere né a te né a Roberta, però vorrei lanciare un'altra provocazione, perché la società, sì, il presidente, il direttore sportivo, il nuovo allenatore, nessuno ha commentato quello che è l'argomento, esatto, di questi giorni su tutti i quotidiani, cioè questi audio VAR che scompaiono, la Superlega, l'unica società che non si è espressa in maniera ufficiale, ufficiosa, parte in causa, Twitter, cose. Instagram, è appunto è parte in causa, no, adesso senza guardare al passato, ma come diceva Walter, con la speranza che finalmente, Walter è un filosofo, parlava di aprire un vaso di Pandora a proposito della mia categoria del calcio, però insomma sembra quasi che il Napoli come società sportiva, sia ma anche di questa cosa. No, più che ragazzi, ma il Napoli fa parte del sistema, è tutto, bravo, il, è tutto, Robè, ma non è che lo scopriamo oggi, vabbè. Il Napoli ha sempre sulla giostra quando è il nostro turno, esattamente, ma guarda, quando noi abbiamo vinto quando noi abbiamo vinto i nostri due scudetti, li abbiamo vinti anche grazie al lavoro all'interno del palazzo dell'ingegner Ferlaino, di Allodi e di Moggi. Squadra Maradona, dai. Tutti sono ma abbiamo vinto poco nonostante quello. Però perdonami, secondo me appunto questo lavoro fondato su dati di fatto ti consente di avere dei crediti, mentre la mia sensazione è un po' come il cortigiano che prova a entrare. De Laurentiis sta sui gambasisi a tutti e non fa nulla per essere simpatico e amorevole, cioè non gliene adesso, frega nulla. Adesso chiedo scusa se come dire, lancio un'altra provocazione di natura giornalistica. Oggi sono stato invitato alla presentazione del Novara Calcio, che non è certamente, diciamo, una squadra di primo piano. Un centro sportivo novarello che è bellissimo. No, però ho scoperto, e quindi dove voglio arrivare, che il consulente per quanto riguarda i conti è una sorta di, come dire, operatore di fiducia che tra l'altro mi hanno presentato, che è di Salerno, il dottor Inverso. Quindi Lotito, a differenza di De Laurentiis, no? Quindi la Salernitana, adesso il Novara, sta cercando di creare ovviamente consenso e di avere una serie di società che lo possano poi eventualmente appoggiare. Il Napoli da questo punto di vista mi sembra isolato, no? Dico anche, come diceva Roberto, la trasmissione delle Iene, dare, come dire, una versione di quello che è successo, visto che poi le polemiche sponda juventina, Pirlo ne ha parlato abbondantemente dopo la partita con l'Inter. Mi sembra invece che noi questo silenzio stampa faccia, non so se è comodo, piuttosto che non ci sia nulla da dire, o piuttosto non si voglia dire nulla al riguardo. La tua ultima ipotesi penso che sia la più attendibile, perché il silenzio stampa è ormai continua da un bel po', quindi adesso non ci sarebbe ragione di esistere. Io ragazzi, io non sto scendendo più da mesi, giunto. A meno che, ragazzi, voglio dire una cosa, a meno che non c'è qualcosa che sta per esplodere, perché anche con la Superliga De Laurentiis non ha detto nulla, se non quello perché che stava voleva dentro. Entrarci dentro, era giusto, diciamo. No, io volevo entrarci, secondo me già ci stava dentro. C'è rimasto male che non l'hanno messo nei 12 e lo volevano mettere in panchina. È stato furbo, perché secondo me li ha battuti col tempo, è stato furbo, perché poi quello è una volpe. Però il fatto che tu non parli adesso, anche dopo la partita, tutti i tifosi stanno chiedendo Napoli-Verona. Vuoi dire Napoli-Verona?
non è, è successo che i ragazzi hanno perso perché non hanno le palle. Vabbè, ma dillo, dillo. Roberta, scusami, ma una cosa banale, no? Hai presentato l'allenatore, ma pure l'allenatore, ma perché non... Cioè, non vuoi parlare di quello che è successo, ma meno di quello che succederà. Cioè, questo silenzio tombale. Adesso c'è questo episodio, io stavo vedendo prima del collegamento alla trasmissione, un po' su tutti i siti, ma non solo quelli specializzati di sport, di calcio, ma tutti stanno parlando di questa polemica, perché è una cosa abbastanza tipica, no? Sono gli arbitri che hanno denunciato la trasmissione delle Iene e poi nell'ambito di questa denuncia la procura ha fatto emergere una serie di responsabilità. Le Iene in maniera molto carina hanno fatto leggere il labiale, perché io non credo che gli audio siano scomparsi, anche perché Rizzoli si è contraddetto, e quindi ci sono delle affermazioni forti, no? C'è Valerio, no, c'è, c'è un'ipotesi però Alessandro, ipotesi di far intervenire degli esperti informatici per recuperare gli audio dalla società. Ma posso, ragazzi, ma posso dirvi una cosa? È possibile piuttosto... che proprio quel tratto di audio Roberta, piuttosto che concentrarci su un audio di 3 anni fa che hanno scientemente cancellato, iniziamo a chiedere l'audio di Calvarese in Juventus Inter prima che cancellano anche quello sul rigore di Cuadrado. Chiediamola adesso, chiediamo la diffusione di quel video. Walter, nessuno parla, ma neanche i giornalisti, ma anche voi giornalisti. Ma noi siamo quelli e stiamo parlando. Sì, ne stiamo parlando qua, ma queste sono sempre situazioni locali. Io parlo a livello anche nazionale. Cioè, fammi assumere alla Gazzetta dello Sport e lo scrivo. No, ma io dico tutti zitti, tutti, cioè un po' barriale, dice oltre a noi, no, io ha ragione Walter, quindi la mia provocazione, ma è la società che dovrebbe essere poi la prima a essere danneggiata. Io ripeto, torno al discorso che faceva Antonello, trovo questa sorta di allontanamento, questa sorta di, come dire, scarso interesse verso quello che lui ha chiamato Stecco Lecco, mentre invece per tanti di noi rappresenta un riferimento, una passione, piuttosto che, non voglio esagerare, un valore. No, però mi spiace che presidente, direttore generale, direttore sportivo, lo stesso allenatore, no? Potrebbe essere una maniera anche per infiammare, per caricare la piazza, per cercare un po' di far riavvicinare la tifoseria, il pubblico, che è sempre stata una forza della squadra del Napoli rispetto a tante altre. Allora scusatemi, io mi ripeto. Ha creato delle spaccature. Sì, aspetta Roberto, scusami, io mi ripeto. Allora, nel momento in cui è nato il VAR e il VAR funzionava abbastanza bene, a qualche società non le è andato giù questo fatto qui, e praticamente hanno giornalisti e qualcuno pure della socialità della società hanno ottenuto ciò che volevano, parlando e denunciando hanno ottenuto che praticamente il VAR al VAR ci fosse presente almeno vicino alla Camera qualche addetto del club. Allora, però comunque, a parte questo, ne hanno parlato per mesi, fin quando il VAR non è cambiato. Ora io mi chiedo, su questa questione di Pjanic, ma quando mai giornalisti napoletani o la società ha sottolineato questo aspetto? Quando mai? Allora, io non ho scritto per un periodo proprio perché mi sono scocciato. Tacciano per no, Piagnoni. Allora, appena mi riferivo a Pjanic, cioè Inter-Napoli, dicevano sistematicamente, mi tiravano fuori Firenze e dire no, ma se Napoli avesse battuto, ma che cavolo, che cosa c'entra? Sono due cose distinte e separate. Una società deve avere la garanzia. Poi Albiol ha detto una partita, noi abbiamo visto la partita Inter-Juve e ci siamo demoralizzati. Esatto, ma l'ha detto ora. Albiol l'ha detto. L'ha detto ora, ma io questo volevo dire, io purtroppo non voglio accusare, perché ognuno ha le proprie motivazioni, non voglio accusare la stampa napoletana. È chiaro che la stampa romana non ha
ha poco interesse nel sottolineare queste cose qui. Quindi la La Roma stampa gli ha nazionale. rubato un posto Champions, Cioè, secondo sì, però la posto. stampa nazionale, per tanti motivi sarebbe lungo da spiegare, non ha interesse. Ma a Napoli, ma è mai possibile che a Napoli i giornalisti, mediamente i giornalisti, facendo forse eccezione per Paolo De Genio, facendo eccezione per Paolo De Genio, insomma, che alcune cose le denuncia, è mai che non danno una mano non alla società, a Napoli, e non denunciano queste cose qui. Cioè, c'è No, stato un. perché portano avanti le loro tesi, sono ancora focalizzati, molti di questi, tu lo sai, focalizzati ancora, cioè stanno parlando di Ancelotti al Real Madrid, cioè, Ma Emanuele, che pensa ma a me che Emanuele ce ne su questa cosa? importa che Ancelotti sta Come che ce al ne importa? Madrid? Su che cosa? A me Su, personalmente sulla, no, sulla questione semplicemente Napoli. audio, Iene. Ma ragazzi, avendo visto quel servizio c'è veramente da vergognarsi. Il resto è un po' letteratura. Dico che secondo me purtroppo sono cose andate ed è veramente un peccato che sia stato scippato uno scudetto che di fatto, non dico che sarebbe stato vinto Perché al non si può aprire 100%. un'inchiesta, Emanuele, non si può aprire un'inchiesta, cioè No, l'inchiesta la puoi anche aprire, però è un sistema, No, ma l'ha ragazzi, da detto spiegare. Alessandro, Allora. scusami, l'ha detto giustamente Alessandro, in base alla denuncia che hanno fatto verso gli arbitri Orsato, eccetera, eccetera, un'inchiesta si è aperta, la magistratura ha dovuto riaprire No, la un'inchiesta. cosa, Vincenzo, però la cosa drammatica è che Pecoraro, che all'epoca era procuratore della Esatto. FIGC, ha dovuto, cioè, come dire, arrendersi, perché Sì. dal punto di vista penale e amministrativo la cosa potrà andare avanti. Spiace che la giustizia sportiva invece si è dimostrato l'ennesimo muro di gomma. Roberta, mi è venuto Ragazzi, in io mente il giocatore per Spalletti, però. Emanuele voleva dire qualcosa. Sì, no, però dico, prima che mi dimentico, perché inizio ad avere un'età, vedendo la rosa e ringraziando Walter, il giocatore già ce l'abbiamo, secondo me, che se non sbaglio oggi ha fatto anche gol. Elmas, che ha proprio quelle caratteristiche, piuttosto che andarlo a Vero, prendere vero. altrove. Emanuele, scusami. No, per chiudere quella parentesi, io dico che poi alla fine nel calcio ci sono tante di quelle cose che andrebbero viste oltre al VAR, oltre alle vicende dei procuratori, che sicuramente quando dico procuratori non mi riferisco a chi svolge la professione con lo stile di Alessandro, ma con tutt'altri mezzi. E poi ragazzi, Dovremmo io ti. vederlo lunedì sera. Dice che ci sono un po' di Alessandro, bombe. poi devo farti una domanda. Dopo. No, no, no. Agli E ordini. poi dico e chiudo, dico, e poi ragazzi, ricordatevi la parola magica Covisoc, perché Giusto. se Alessandro o Walter ha una società indebitata per 200 milioni di Ha euro, segnato l'Italia nel tempo. viene radiata non domani, ma ieri mattina. Però invece in Italia, madama la marchesa, tutto va bene e ci sono società che dovrebbero essere cancellate col pennarello e invece vanno avanti regolarmente. Quindi Ragazzi, io. ritornando alla questione video delle Iene, noi ci attacchiamo al silenzio de della società e va bene, io voglio attaccare questo silenzio della società, ma il dramma è che a 3 a 4 giorni da quel servizio, che ha letteralmente sbugiardato tutto quello che hanno sempre raccontato i signori Rizzoli, Valeri ed Orsato, loro sono ancora al loro posto. In un paese normale, normale, non Te dico lo chiedo. civile, dico normale, sarebbero stati sollevati all'istante da qualsiasi incarico. È chiaro? Quindi capite Di che certe più. volte la società evita anche di fare commenti perché probabilmente non può commentare. Ma l'unica cosa che si è sentita, quello ma anche quello si può interpretare, nel senso dire, oddio, che sta succedendo? Questo viene espulso. Cioè, quella anche potrebbe avere una certa No, interpretazione. no, no, ma Quando? Quando? ma poi si Questi vede che ragazzi. stanno vedendo proprio quell'immagine, stanno vedendo No, proprio il no, file. ma i ragazzi, io ho visto il servizio delle Iene, no? Quindi i ragazzi che hanno analizzato il verbale di Valeri hanno proprio riportato che Valeri richiama Orsato e dice: guarda, che fallo, è fallo d'ammonizione, e quindi automaticamente il giocatore andava espulso. Però ripeto, ha ragione, cioè, o meglio, sono d'accordo con Emanuele e Walter, come diceva Vincenzo, nel non
non tanto rimvangare situazioni passate sulle quali poi è difficile ritornare, ma sperando, visto che poi insomma io ci lavoro, ma ognuno di noi per interessi e competenze diverse opera nel mondo del calcio, per cercare poi di provare, adesso poi non so Roberta che domanda mi voglia fare, però sembrerebbe che poi lunedì sera, come dicevamo con Walter, si inizia a parlare di aggressioni fisiche, di società all'estero, piuttosto di cointeressenze tra procuratori e direttori sportivi, che mi sembra appunto un'altra parte del vaso di Pandora. Walter è sempre molto elegante, io purtroppo lo definirei con altri colori e con altre tematiche, diciamo, più vicine al marrone che stanno emergendo per quanto riguarda purtroppo il mondo del calcio. Oserei dire notizie stercorace. Possiamo coniare questo termine, Walter. Allora, faccio la mia domanda ad Alessandro. Sì, ragazzi, io fra due minuti devo lasciarvi. Allora, con la promessa che ho la domanda di riserva, se poi non riesco a rispondere. No, no, è facile questa domanda. Scusami, Roberta. Ho assistito, posso? Roberta, facciamo così e poi chiudiamo per tutti, chiaramente. Okay, la tua domanda e poi una velocissima mia, ma velocissima, vai. Se fosse stato un tuo assistito, Politano, come avresti reagito? Me l'hai bruciata già. Ho parlato con qualche ragazzo dell'Atalanta. Adesso, secondo me, come giustamente sottolineava Emanuele, come diceva Walter, certamente la reazione non è positiva, perché numeri alla mano, ho letto sul tuo gruppo giustamente un riferimento di natura statistico, la reazione non può essere positiva, però avendo oltre a degli assistiti, mi è capitata una settimana abbastanza antipatica, perché l'allenatore di mio figlio, che voi ben conoscete, è Palladino, l'ex giocatore della Juve, no? Noi siamo scesi a Napoli per il compleanno della nonna, e quindi giustamente, non allenandosi, sono stati messi fuori rosa. Però quindi non solo da procuratore ma anche da genitore, visto che ormai ricopro questo doppio ruolo, cerco di sfruttare queste situazioni in maniera positiva, nel senso di reagire positivamente, rispondo alla tua domanda, alzare l'asticella, e quindi sperando per il Napoli che Politano dimostri a maggior ragione. Adesso non so perché Walter si è oscurato dopo questa mia affermazione, quindi mi preoccupo. Walter paga la bolletta. Mi hanno spento la luce. E quindi provare a reagire positivamente, e sono convinto che adesso ritorno un po' alla tua considerazione iniziale, Zielinski, Insigne, Politano e perché no Elmas possono essere veramente una macchina da gol, come è stata la Roma di Spalletti per tanti anni, addirittura giocando con un falso 9, mentre noi, come ti ricordava Emanuele, abbiamo non solo Osimhen ma anche Petagna, quindi ci si potrebbe divertire. Non c'è, secondo me, maniera diversa di reagire, perché comunque la scelta di Mancini, conoscendo anche poi lo staff, secondo me è stata fatta non tanto per il valore del giocatore, dove indubbio e oggettivo che Politano è superiore, ma perché Bernardeschi, almeno questa è stata la motivazione, e voglio credere, anzi sicuramente è così, che Bernardeschi gli offre più alternative se ci dovesse essere l'esigenza di avere un interno, addirittura un mancino che possa fare il quinto o in qualche occasione il terzino. Alessandro, però io ora rileggo quelle breve statistiche. Bernardeschi, 27 presenze, di cui 19 in panchina, quindi pochissime, 0 gol. Vincenzo, fammi fare una battuta. A Milano stanno girando, come dire, i messaggi della compagna di Pirlo, ben conosciuta a Torino, no? Che anche lei si è sbilanciata contro Bernardeschi per alcune affermazioni fatte a proposito della nazionale. Però è un giocatore di Mancini, quindi ripeto, le statistiche, i numeri, il rendimento, il campionato fatto da Politano, io penso che la domanda di Roberta sia retorica, perché anche se lo chieda a un non tifoso del Napoli, a qualsiasi operatore, dovendo scegliere tra Politano e Bernardeschi, mi sembra che le ultime partite che io ricordi non entrava neanche. No, Politano,
Politano 12 gol, 5 assist, ma che cosa vogliamo di più? 6 in media, 6,30 il 29 di media, in media partita. Sicuramente quindi... questa è stata la migliore stagione di Politano. Sì, però proviamo a ragionare, diciamo, egoisticamente. Andando agli europei, certamente avrebbe potuto fare 5-6 gol moltiplicando il suo valore, però ci poteva essere anche il rischio di infortunarsi. Quindi, insomma, speriamo che sia caro. Non so perché Walter sta facendo questo gesto per dire... No, se sto indicando Emanuele che vorrebbe dire la sua, ma non... Vai, Eman, allora vai, devi fare così, perché dall'altro lato... La famiglia che mi reclama, quindi no, soltanto per dirvi, io Politano lo tengo tutta la vita, do via Lozano e con quei 40 milioni sistemo il bilancio e il monte ingaggi. Detto sì, ciò, vi mando un grande abbraccio. E gliela mando a dire a Mancini. Allora, io Emanuele vi mando un grande abbraccio. Emanuele, alla prossima. Emanuele, ne posso approfittare perché, insomma, a nome della trasmissione di tutto il gruppo, sì, gli faccio gli auguri per la, sì, augurissimi, la notizia, augurissimi di cuore. Tra l'altro, è uguale a te, Emanuele, guarda, proprio uguale. Sì. Adesso grande, non so se questo è un complimento perché io non conosco tua moglie, però notoriamente le signore esteticamente, però soprattutto in questo periodo sono notizie perché commentiamo e io ho subito una serie di lutti in famiglia, quindi insomma ti faccio doppi auguri perché ci vuole anche del coraggio, soprattutto in questo periodo e so che non è la prima, quindi tantissimi auguri. Buona serata e buon fine settimana. Allora un abbraccio, Emanuele, un grandissimo abbraccio, un bacione a Marta e congratulazioni anche alla tua signora. A venerdì prossimo. A venerdì prossimo. Ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi, tanto per darmi almeno il tempo necessario per sapere, sapete per cosa, una brevissima domanda. Sì, Alessandro è sceso giù, ma c'è, va bene. Allora, Tavecchio, l'ex presidente Tavecchio ha detto spezzatino della Serie A, dovrebbe esserci il principio almeno della contemporaneità delle partite. Voi sapete benissimo, stiamo andando incontro, praticamente noi saremo impegnati venerdì, sabato e tutto venerdì, tutto sabato e tutto domenica con il calcio. Cioè, con l'intervallo di 1-2 ore, dall'altro avremo solo partite in questi 3 giorni. Mi sembra giusto, partendo da Roberta? Assolutamente no. La battuta non è l'ex presidente Tavecchio, Vincenzo, è il nostro presidente del Comitato Regionale Lombardia, quindi ha ragione Walter. Tornano in sella, addirittura in Lombardia fanno le partite su Facebook, su streaming, come sentivo in un convegno ieri, il calcio è diventata la quinta industria in Italia, quindi ovviamente Walter Walter lo invidio perché si ricorda gol e partite. Io ovviamente ho un rimpianto venendo da Montesanto della Cumana presa per scendere alla Mustra con le merende che ci faceva mia madre per andare allo stadio e sentendo le partite con la radiolina, sembra veramente l'altro secolo, però ormai il calcio è questo e quindi secondo me ci dovremmo abituare. A me ormai il calcio è questo, no, è brutta come cosa, perché ricordiamoci che il calcio non può esistere se non ci sono i tifosi, tu devi rendere possibile ai tifosi andare allo stadio, non puoi Roberto, però ti posso fare il pomeriggio alle 3. Roberto, posso fare una battuta? Posso fare una battuta perché Walter ha lanciato un messaggio e gli faccio i complimenti per quanto riguarda il vaccino. Oggi ho provato a comprare un biglietto per la partita di basket, mi sono arreso perché tra notizie, Covid, Green Pass, codice fiscale, cioè a un certo punto non avevo più password, ti ho detto ma me la vedo in televisione perché la partita in televisione c'è, quindi non è così semplice oggigiorno, quindi i tifosi ci sono, io per primo, quindi mi assumo la responsabilità. Non è la stessa cosa. Lo so, però dico, se io devo QR code, tu perché sei un tifoso, come hai detto tu prima, abituato prima con la radio, quindi hai assorbito un tuo DNA, un tipo di passione, di tifo diversa. I ragazzi di oggi che hanno il loro primo approccio al tifo, alla passione, allo sport, in questo modo prima o poi si disinteressano. No, ma io i ragazzi ho provato a portarli e purtroppo però
non è un problema mio, dei figli, eccetera, eccetera, è un problema proprio di generazione, per cui sì. Come dire, sono d'accordo con la tua risposta, anch'io ritengo che non sia giusto, però questo sarà un po' il futuro. Io sento voci di bambini, nel senso. Io sento, io casa mio bambini non ne ho. Esatto, mi stanno reclamando. Sì, sì, ma abbiamo finito. Io volevo fare un'ultima domanda. Sì, solo se, scusi un attimo, solo se interrompi il microfono quando detto quando, che, e poi lo apri quando parli. Vai. Quando hai detto, Alessandro, hai detto che Spalletti avrebbe già il giocatore che gli interessa, che è Elmas. E io dico forse Elmas ha l'allenatore che gli serve? Ah, sì, essendo un 99, c'ha quelle caratteristiche. Io ho visto che Gattuso lo metteva spesso come esterno, però insomma a me a quanto mi risulta trequartista. Anche nell'occhio del ciclo era come dire nelle mire anche di altre società, e quindi parlando con qualche osservatore che a livello di scouting è andato a vedere, cioè Spalletti ha sempre avuto questa caratteristica che invece di giocare col trequartista classico aveva un centrocampista, vedi Nainggolan, che iniziava il cosiddetto pressing quasi nell'area avversari. Quindi, visto quindi che tu pensi, Alessandro, tu pensi che potrebbe fare la stessa cosa con Elmas? Io lo spero, Vincenzo, perché ovviamente, come diceva Walter, dopo tanti anni di vessazioni, non ultima, no, io ho dovuto spegnere il telefono che fa tal Verona, che sono gli juventini che poi ci sta lo sfottò, eccetera, eccetera, gioiscano per la qualificazione in Champions, mi fanno un po' sorridere. Insomma, io spero, e come diceva Walter nel nostro gruppo, mi auguro che sia data la possibilità al tecnico che abbia anche una certa rivalsa per dimostrare insieme alla squadra di poter fare bene. Quello che diciamo mi preoccupa è sulla situazione sulla quale io sono molto critico e scettico è la società, perché ripeto, con l'Inter, che qua parlando con degli amici, con dei ragazzi napoletani che sono stati miei alunni che lavorano in società, è vero che gli è stato proposto un dimezzamento dello stipendio, una riduzione piuttosto che delle difficoltà finanziarie. Se Sparta non ride, Atene piange, al Milan giustamente Maldini sta facendo presente, vedi l'operazione con Çalhanoğlu oggi così come Donnarumma, la Juve mi sembra che sia in totale confusione, perché se Allegri chiede di far tornare Pjanic, secondo me effettivamente è una marcia indietro, è come se avessero azzerato tre anni, cioè l'Atalanta, la Roma con, appunto parlava Walter di Emerson Palmieri, quindi secondo me il Napoli c'ha tutti i presupposti per poter far bene, speriamo che però ci sia la volontà. Va bene, allora signori, io, Roberto perdonami, allora poi dopo ti lascio la linea e saluti bene tutti, ok? Allora, io innanzitutto volevo dire a chi ci ascolta di riascoltare, perché chiaramente oggi sono in pochi che ci hanno seguito, essendoci la nazionale, essendoci la nazionale in TV. Ho visto che all'inizio trasmissione ci hanno seguito in tanti, poi dopo ci hanno abbandonato per seguire l'Italia, giustamente. Però volevo dire di rivedere la diretta, di vedere in registrazione la trasmissione, perché sia Alessandro Ranieri, agente FIFA, sia Emanuele Cammaroto, editorialista, esperto di calciomercato di Napoli Magazine, che Walter Vitale, hanno dato delle giuste indicazioni sia per quanto riguarda il Napoli, ma Emanuele Cammaroto addirittura ci ha detto le ultime riguardante i giocatori difensori che i grossi club europei si stanno accaparrando. Quindi io non posso fare altro che ringraziare in primis la magnifica Roberta che mi dà un aiuto immenso, incredibile, e poi salutare Walter, salutare Alessandro Ranieri e tutti gli assenti, e dire ci vediamo venerdì. A te Roberta. È stato bellissimo, come al solito ringraziamo tutti i nostri ospiti e soprattutto chi ci ha seguito e chi ci seguirà dopo, perché come hai detto tu la TV, insomma la trasmissione è registrata, e vi diamo appuntamento alla prossima, venerdì prossimo, sempre qui a Terzo Tempo, sempre su streaming, sempre su Facebook. Un saluto sigla. No, perdonami, mi sono dimenticato, interessa. Allora, venerdì prossimo ci potrebbe essere un altro agente FIFA come ospite, Un altro agente FIFA che al momento va per la maggiore.
Spero che non sia però il terzino sinistro forse. Vabbè. Al venerdì, grazie Ale, grazie a tutti, grazie Walter. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale, per noi è unione, condivisione, significa libertà di espressione di pensiero con rispetto, ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Parte tutto cosa di cuore, va bene Dani? Parte lo cuore, parte lo cuore, parte lo cuore, ogni cosa. Parte lo cuore, parte lo cuore, parte lo cuore, ogni cosa. Chi tiene troppo e chi niente, che sta gente se lamenta, però se io vero ci pienso, pure tu non dai mai niente, mai niente. E parola se porto niente, si sa parla e non sa fa mai niente, c'è rimasta troppo poco tempo, poco. Pace salva, ci danno poche ricchezze, a chi non può magna. Costruimmo una strada per camminare. E si vuo bagno munne cagna tu. E si vuo bagno munne cagna tu. E si vuo bagno munne cagna tu. Guaggio. E si vuo bagno munne cagna tu. E si vuo bagno munne cagna tu. E si lo bagno munne cagna tu. Guaglio. E voto fra, o sai che hai un dono, e vera fra, non piglio suona, pensa sta vita, credo ma la partita, chi sai e chi scende, e chi sa la voglia, chi cari le foglie, e un famo che corra, chi tene palazza, e a chi c'ha brucio mazza. Certi facci innocendo, sui medie fatiente, la curtella ne spalla, senza curtella, che sta stipo sempre, non è mai contenta, chi la da stipo sempre, ma anche contenta. Non è mai contenta. E pazziando, pazziando, sta volando a studiare, una voce lontana, ma parla d'amore, l'ha già aperto stu cuore, mentre su tuo calore. Chi vince e chi perde, che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, frate a rapocora. Che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, o sento calore, parterò cuore. Parterò cuore, parterò cuore, ogni cosa. Parterò cuore, parterò cuore, parterò cuore. E si vuo cagno munne cagna tu, e si vuo cagno munne cagna tu. E si vuo cagno munne cagna tu, guaglio. E si vuo cagno munne cagna tu. E si vuo cagno munne cagna tu. E si vuo cagno munne cagna tu, guaglio. Tu ci pensi, Totò, se tutto quando la pensi no cora. Se cagnasse sto munna, con un po' d'amore. E si vuo cagno munne cagna tu.